È Raffaele Biancolino, il nuovo centravanti del Salerno Calcio. Il pitone, così come soprannominato l'attaccante ex Avellino, arriva a Salerno dopo una trattativa piuttosto lunga condotta dal procuratore del calciatore Gaetano Fedele. La fumata bianca sull'esito dell'operazione su cui ha messo il sigillo Claudio Lotito. Un'operazione non semplice, soprattutto per la categoria, giacché Biancolino, da sempre pupillo della piazza avellinese, rinunciò a vestire la casacca biancoverde in Serie D giusto qualche anno fa. L'arrivo di Biancolino divide la piazza. Da un lato c'è chi valuta l'aspetto prettamente sportivo, il calciatore è sicuramente un lusso per la categoria, forte nel gioco aereo e bravo ad inserirsi negli spazi. Dall'altro, il lato puramente umano, Biancolino non ha dei trascorsi felici con i tifosi della Salernitana, che lo accusarono pesantemente dopo un gesto piuttosto eloquente all'indirizzo della curva sud in occasione di un derby con l'Avellino. Nelle ultime due stagioni Biancolino ha vestito la casacca del Cosenza, mettendo a segno 20 gol in 51 partite, e con i gol è pronto a farsi perdonare dai suoi nuovi tifosi.